Ciao a tutti amici e amiche di N79 Gaming, eccoci tornati ragazzi sul canale. Oggi andremo a giocare a Balatro. Cercherò di fare insomma un video, una videoguida di come funziona questo gioco. Che cos'è Balatro? È un roguelike in cui dovremo fare giocare fondamentalmente a poker per andare avanti. Detta così è molto semplificata la questione. Andiamo a vedere di che si tratta. Vi dico subito che il gioco secondo me è stupendo, è disponibile su Steam e anche su console. E costa 14 euro, ma si trova spesso in sconto. Si può anche andare a trovare 13, 12, 12 euro. Insomma, andiamo a capire come funziona Balatro. Allora, facciamo una partita di prova e vi spiego mano a mano che andiamo avanti. Vi spiego un po' come funziona. Allora, la prima cosa che dovremo scegliere sarà il mazzo. Il mazzo inizialmente ne potremo scegliere due: il mazzo rosso e il mazzo blu. Io vi consiglio di iniziare con il mazzo rosso perché vi dice, vedete, il mazzo rosso vi dà uno scarto in più per ogni round. Cosa vuol dire? Lo andiamo a vedere subito. Facciamo gioca. E questa è la prima pagina che vi si pone davanti. Allora, andiamo, cerchiamo innanzitutto di capire questa pagina qui. Cosa è tutto questo qua? Allora, piccolo buio, grande buio e l'uncino che è il boss finale. Allora, che vuol dire? Vuol dire che ogni partita di Balatro si sviluppa in 8 livelli differenti, chiamati ante. Ogni partita di questo ante avrà a disposizione, voi avrete a disposizione da giocare 4 mani e potrete scartare 5 carte di quelle che avete in mano 4 volte se avete il mazzo rosso. Se avete gli altri mazzi, gli scarti che potete fare sono 3. Come abbiamo detto, piccolo buio, grande buio sono i 3 livelli di ogni ante. Cosa bisogna fare per vincere, per superare questi bui, quindi questi livelli, questi step? Bisogna fare 300 punti. I punti sono visualizzati in fish. Allora, come si sviluppa il gioco? Lo andiamo a vedere. La cosa che vi faccio vedere subito è che qui abbiamo il punteggio attuale, ovviamente 0 perché non abbiamo iniziato, e qui abbiamo il valore della mano che andremo a giocare. Come si calcola il valore? Si calcola andando a vedere sessione dati, andando a vedere tutte le mani disponibili, che sono poi i punti del poker. Ogni mano disponibile, ogni mano che giocheremo, avente questo punteggio qui, avrà questo punteggio finale che ci farà guadagnare fish. Che vuol dire? Per esempio, se noi andiamo a giocare una doppia coppia, vorrà dire che il valore base della doppia coppia è 20 per 2, quindi è 40. In più a questo valore si andrà a sommare il valore delle carte giocate. Che vuol dire? Come vedete qui l'esempio che ci fa lui, ci fa l'esempio di 2 asse e 2 4. Se noi andiamo a giocare questa mano, avremo 20 più 2 più 11 punti per ogni asso e 4 punti per ogni figura. Quindi il valore delle carte è il numero che trovate sulla carta. Se è una figura, quindi una regina, un fante o un re, varrà 10 punti. Se è un asso, varrà 11 punti. E così si andrà a sviluppare il nostro punteggio. Facciamo la prima mano e andiamo subito a capire di che si tratta. Allora, come vedete, la partita inizia così: vi verranno date 8 carte. Voi usando queste 8 carte dovrete fare un punteggio di quelli che abbiamo appena visto. Facciamo l'esempio qui. Per esempio, noi qui cosa abbiamo? Abbiamo già una doppia coppia, anzi, ne abbiamo varie doppie coppie perché abbiamo anche 2-7. Io fondamentalmente mi tengo la doppia coppia, quindi due donne e due 10, provo a fare un full. Quindi vado a selezionare le carte che non mi servono, le vado a scartare. Come abbiamo detto, abbiamo 4, la possibilità di scartare 4 volte 5 carte. E speriamo che ci dia una donna o un 10. Non ce l'ha data, ovviamente. Quindi noi che facciamo adesso? Abbiamo un'altra scelta. Oltre a poter fare un full con due donne e due 10, possiamo fare, come vedete, abbiamo 4 carte a cuori. Quindi volendo possiamo provare a fare un colore, che secondo me è più semplice. Quindi io mi vado a scartare tutto ciò che non è cuori e spero di trovarne uno. E ovviamente no, però comunque è andata bene, ce l'ha dato. Abbiamo anche rischiato di fare una scala reale perché, vedete, ci manca il 9 o l'asso di cuori, facciamo una scala reale. Allora, quindi adesso noi abbiamo un bel colore. Che cosa facciamo? Lo andiamo a giocare. Abbiamo addirittura 6 carte di cuori, quindi noi volendo potevamo usare anche il 3, però ovviamente usate sempre le carte con il valore maggiore per fare più punteggio. Andiamo a giocare questa mano, andiamo a vedere come si sviluppa il nostro punteggio. Vedete, ogni figura è il 10 da 10, il 6 ci dà più 6, 81 per 4, 324. Abbiamo superato il nostro punteggio di fish, che era 300, quindi abbiamo vinto questo livello. Come si è sviluppato il punteggio vi faccio rivedere al volo. Era un colore, quindi 35 più 4 più ci ha dato 10 punti per ogni figura,
il valore che era dell'altra carta, adesso non mi ricordo, perché è andato a moltiplicare per 4, abbiamo fatto 324 punti. Quando si passa il livello, diciamo lo step del primo buio, quindi il primo step dell'ante 1, lo capisco che è complicato da capire tutti, ante, buio, però semplicemente sono... L'ante è il livello, quindi saranno da superare 8 livelli. Ogni livello ha 3 sottolivelli da superare, quindi 3 punteggi da superare per passare all'ante, quindi al livello successivo. Ogni volta che si vince una partita, vedete, vi dà 3 dollari più i soldi delle mani rimaste. Quindi noi ci sono rimaste 3 mani, quindi ci dà altri 3 dollari, quindi sono 6. Inizialmente ce ne dà 4. Somma di 6, andiamo a 10. Cosa fondamentale, allora, cosa succede ogni volta che si vince una partita? Si può andare al negozio e comprare potenziamenti. Questa cosa, ragazzi, ripeto, è fondamentale. Perché? Perché senza potenziamenti non si può assolutamente finire tutti gli 8 ante. Non è possibile, perché i punteggi saranno sempre più alti. Quindi bisogna capire bene cosa ci sta offrendo il negozio e fare ragionare in base a quello che vogliamo fare. Inizialmente va un po' a fortuna, perché inizialmente non avete niente, quindi tutto ciò che viene è abbastanza buono, e quindi dovete, insomma, scegliere anche lì un po' a naso cosa sono le carte che ci sta dando. Andiamole a vedere. Queste blu sono le carte pianeta. Cosa succede se noi le compriamo? Vedete, ve lo dice qui, vi dice: se io compro la carta Giove, aumenta il livello base di ogni mia mano di colore di più 2 moltiplicatore più 15 fish. Che vuol dire? Vuol dire che il colore diventerà, invece che 35 più 4, diventerà 35 per 6, perché più 2 moltiplicatore più, mi sembra, 15 fish, quindi diventerà 50 per 6, 35 più 15, 4 più 2. Capite bene che la differenza è ampia. Qui che abbiamo il buono dell'ante 1, ogni ante avrà un buono di questi qui diverso, quindi mi raccomando, anche lì sono, anche questi sono random, quindi andate a vedere cosa offre. Valgono, mi sembra, tutti 10 dollari. E vedete, questo è spreco, guadagna permanentemente uno scarto in ogni round. Questo, ragazzi, è fenomenale, questo buono, perché uno scarto in più vuol dire tantissimo. Però, visto che noi non abbiamo ancora nulla e dobbiamo cercare di guadagnare qualche bonus, andremo a comprare uno di questi due pacchetti. Questi sono pacchetti che vi daranno la possibilità di aprire e scegliere, in base a quello che vi dice, scegliere la carta che volete. Questo da 4 dollari è una busta jolly, quindi vi farà scegliere uno tra massimo 2 jolly. Ragazzi, i jolly sono la cosa più importante di questo gioco, adesso andremo a vedere perché. E questo ci darà la possibilità di scegliere una tra massimo 3 carte pianeta, che sono queste due. Andiamo a aprire questo dei jolly e vediamo cosa ci dà. Allora, questi sono i jolly, ragazzi. I jolly andranno qui sopra. Come vedete, ne possiamo usare massimo 5, poi in base alle carte e ai bonus che troviamo si potrà anche aumentare o diminuire questo numero. Ce ne dà 2, ne dovremmo scegliere uno. Questo qui ci dà 3 moltiplicatori per ogni jolly, ok? Quindi più 3. Quindi questo rosso diventerà il numero di base. Quindi se io faccio un colore con più 3, invece che essere per 4, sarà per 7. E questo qui ci dà più 15 moltiplicatori, che è tantissimo, con 0 scarti rimasti. Quindi quando il numero di scarti sarà a 0 e l'avremo finiti, ci darà più 15 moltiplicatore, che è tantissimo. Però ovviamente capite bene, vi sta chiedendo di usare tutti gli scarti, quindi essere sempre con la mano che vi dà il computer senza la possibilità di cambiare le carte è molto rischioso. Io mi vado a comprare questo, perché comunque 3 jolly per 3 moltiplicatore per ogni jolly al momento è più 3, vedete, perché ho un jolly solo ovviamente. Ok, andiamo a fare il secondo round. Iniziamo la partita, dovremmo fare 450, abbiamo un bonus che ci darà più 3 ad ogni mano che andremo a fare, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. Allora, sta andando abbastanza bene questa partita. Come vedete, d'amblè ho un bel colore di 5 quadri, quindi me lo vado subito a giocare. Anzi, 1, 2, 3, 4 e 5, anche qui abbiamo rischiato la scala reale, e andiamo a vedere subito. Secondo me forse dovremmo riuscire a passare. Ci dà più 4 più 3, 7, no, ancora no, però siamo molto molto vicini. 441, avete visto, il valore base del colore era più 4, col nostro jolly è andato a finire a più 7. Adesso dobbiamo fare 9 punti, quindi neanche a perdere troppo tempo facciamo una coppia, che 9 punti sono solo il valore di un 9, per esempio, quindi non c'è nessun problema. Andiamo a giocare 2 9 e andiamo a completare velocemente questo sotto livello, questo
questo round. Lui li chiama round, chiama gli ante i livelli, i round, i sottolivelli di ogni ante. Allora, avendo due mani, vedete, 4 più 2 fa 6, più 1 di interessi per ogni 5 dollari. Ok, quindi ogni 5 dollari che abbiamo, lui ci dà un dollaro in più. Incassiamo i 7 dollari, andiamo a 13. E andiamo a vedere cosa ci dà. Ci dà due jolly qui. Ci dà il jolly Gross Michael, P15 in moltiplicatore, una probabilità su 6 che questa carta venga distrutta alla fine del round. Quindi il moltiplicatore che ci dà è alto, però c'è una possibilità su 6 che alla fine del round questa carta venga distrutta. E poi c'è questo qui, errore di stampa. Io questo, ragazzi, lo prendo sempre, perché ogni volta, ogni mano, ogni giocata che facciamo ci dà random un numero moltiplicatore che può essere molto alto o molto basso, ma comunque non so se può essere anche 0, non lo so, se certo non mi ricordo, però sì, può essere, l'abbiamo visto. Però comunque, per quello che vale, quindi 4 dollari che è poco, per me è da prendere. Io lo prendo, l'errore di stampa lo prendo sempre. Come vedete, allora, i jolly si possono spostare. Perché, ragazzi, è fondamentale spostare i jolly? Cerchiamo di capire bene questo discorso. Allora, prima cosa, se avete un moltiplicatore, qualsiasi che sia, va messo all'ultimo posto a destra. Perché? Perché quando fa il punteggio dei punti, il gioco vi calcola i jolly da sinistra verso destra. Quindi se io ho un jolly che mi dà per 3 e poi ho due jolly che mi danno più 5, più 5, se io metto il per 3 qui sarà più 5, più 5, 10, più questo valore qui, tutto questo moltiplicato per 3. Se io lo metto qui, ovviamente mi darà prima solo questo moltiplicato per 3 e poi mi darà più 5 più 5. Capite che il valore è completamente diverso. Non fate l'errore di mettere i moltiplicatori a sinistra, metteteli sempre a destra, perché così farete molti più punti. È una cosa che io ho scoperto tardi, purtroppo, nelle mie partite, e veramente cambia veramente tutto. Abbiamo ancora 9 dollari, questo al momento non lo voglio prendere. Qui ci sono i tarocchi e qui ci sono le carte standard. Allora andiamo a vedere i tarocchi. Cosa sono i tarocchi? I tarocchi, adesso andiamo a comprare questa carta. Le carte, ragazzi, jumbo danno più carte da scegliere. Le carte poi ci sono, non mi ricordo come si chiama, la bustina, non so se è Supreme, non mi ricordo adesso, che ce ne fanno scegliere, per esempio, invece che una, due. Leggete sempre, insomma, la descrizione, che è abbastanza appropriata. Questi sono i tarocchi. I tarocchi sono le carte gialle. Che cosa sono? Sono carte particolari. Ogni tarocco, come vedete, vi ha dato qui, vi ha preso random dal vostro mazzo 8 carte. Perché? Perché il tarocco può andare ad aggiungere un bonus alla singola carta. Cosa fanno, per esempio? L'appeso distrugge due carte selezionate. Quindi voi potete puntare, volendo, a fare un mazzo più ristretto per cercare di avere le carte, insomma, più spesso, le carte che volete voi. Questo crea un jolly casuale, che non è male. Questo converte fino a 3 carte selezionate in picche, che è buono per andare a puntare a fare il colore, per esempio, di picche. Il carro potenzia una carta a carta d'acciaio e diventa, la carta diventa carta d'acciaio, che, come vedete, c'è scritto 1,5 moltiplicatore, mentre questa carta rimane in mano. I bonus saranno, ragazzi, saranno, se le carte ci sono la possibilità di avere un bonus su una carta, se rimane in mano o no. Se vi dice che il bonus è per una carta che rimane in mano, deve rimanere nella vostra mano, nel senso, non deve essere giocata, non deve fare punteggio, deve rimanere sotto, in basso. Solo in quel caso vi dà un bonus. E poi questa selezione di carte converte la carta a sinistra nella carta a destra. Il tarocco va in base anche alla vostra tattica, anche in base ai jolly che avete, in base a tutto quello che avete sviluppato in quel momento. Perché, per esempio, se avete cominciato a comprare tante carte pianeta per aumentare il valore del colore, per esempio, io potrei fare questa tattica qui. Adesso direi, facciamo questa qui, mi faccio 3 carte, le faccio diventare picche, poi appena posso sviluppo il mio, con le carte pianeta aumento il valore del mio colore, in modo che punto sempre a fare il colore di picche, perché ho 3 carte in più che fanno picche. Adesso facciamo questa prova, andiamo a fare 1, 2, 3, le selezionate su, perché altrimenti non vi fa usare il tarocco, e usate il tarocco. Come vedete, queste 3 carte diventeranno picche, le carte ritornano tutte al mazzo e noi avremo 3 carte picche in più, quindi la possibilità più ampia di fare un colore. Abbiamo 3 dollari, quindi non possiamo comprare nulla. Però adesso ve lo dico al volo: standard pack vi fa scegliere una tra massimo 3 carte di gioco da aggiungere al tuo mazzo. Le carte che sono nei pacchetti possono essere normali, quindi carte semplici, o carte potenziate, che sono come quella d'acciaio che avete visto prima, ma con potenziamenti, che ci sono vari tipi, insomma, di potenziamenti che possono essere trovati. Allora, adesso andiamo a confrontarci con il boss di questo ante.
Il boss di questo Hunter è l'uncino. Cosa, ogni boss vi dà un debuff, quindi vi dà una penalità. Questo che cosa dice? Scarta due carte casuali per mano giocata. Andiamo a vedere che vuol dire. Ok, per mano giocata scarterà due carte casuali. Allora, noi intanto andiamo a provare a fare il nostro punteggio. Come vedete, le picche, il discorso che facevo prima, non si è sviluppato troppo. Abbiamo una doppia coppia, però abbiamo due jack e due 9. Quindi andiamo a provare a fare un full. Allora, no, però abbiamo la scala. 8, 9, 10, jack e donna. Allora, non vi preoccupate, ragazzi, se non riuscite a vedere i punti, soprattutto se non siete molto pratici di poker. Io il poker l'ho giocato, non assolutamente non a livelli professionistici, però mi è sempre piaciuto, lo gioco, l'ho giocato, quindi i punti li vedo molto, molto in fretta. Prendetevi tutto il tempo che volete, perché non c'è un timer, non c'è del tempo, potete giocare con estrema calma, capire i punteggi e cercate sempre di vedere se avete un punto o no. Se voi alzate le carte, vi dice in quel momento che punteggio state facendo. Vedete, così carta più alta. Se io alzo due jack, dice per ora stai facendo una coppia. Se io alzo ovviamente la scala, mi dice stai facendo la scala, il punteggio che la fai sarà questo. Quindi andiamo a giocarci questa scala. Poi lui, vedete, finito il punteggio delle carte che rimangono in mano, il malus di questo boss, che è uno dei migliori secondo me, è che ve ne scarta due di quelle che vi rimangono in mano. Qui abbiamo fatto 2000 punti, ragazzi, quindi grazie ai nostri giochi. Adesso non ho visto che, mentre parlavo, non mi sono reso conto di che moltiplicatore ci ha dato. Questo per ogni jolly di base al momento ci dà 6, quindi vorrà dire che poi quando avremo 5 jolly ci darà 15 di moltiplicatore, che è buono, insomma. Abbiamo superato il primo ante, andiamo a incassare i nostri 8 dollari. Andiamo a vedere cosa ci dà. Allora, c'è la possibilità, c'è la possibilità ogni volta che entriamo nel negozio di cambiare le carte, queste due carte qui, spendendo 5 dollari. Allora, cosa ci ha dato? Ci ha dato il tarocco della temperanza, che assegna il valore di vendita totale di tutti i jolly attuali, quindi attualmente ci dà 4 dollari. Dove si vede il valore dei jolly? Si vede qui. Spingendo sul jolly, vedete, vi dice vendi per 2 dollari. In ogni momento, ragazzi, voi potete vendere i vostri jolly. Quindi, se trovate un jolly, se avete 5 jolly, quindi siete al completo e trovate un jolly che preferite rispetto a uno di quelli che avete, vendete il vostro e comprate quello là. Questo costa 6 dollari, ci dà, riattiva tutte le carte giocate per le prossime 10 mani. Quindi, che vuol dire riattiva la carta giocata? Vuol dire che facciamo un punto, per esempio, facciamo una coppia di 2. Lui ci dà 2, quindi ci dà più 2 e più 2 per ogni carta 2. Questa carta riattiva la carta, quindi ci darà di nuovo più 2 e più 2 per 10 mani. Non è male, non è male. Però 10 mani non sono tantissime. Allora, vedete, nell'ante 2 è cambiato anche il voucher. Qui ci dà, 10, se spendiamo 10 dollari, i cambi costano 2 dollari in meno. Che, boh, questo invece dei 5 diventa 3, non lo so. Qui ci dà una busta con 4 jolly e una busta con 3 tarocchi. Io andrei a prendere questa qui in questo momento, perché i jolly, ragazzi, sono fondamentali. Cercate prima possibile di riempirli, di farne 5, insomma. Allora, ce ne ha dati 4, veniamoli a vedere, così vediamo anche un attimino più o meno. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, i jolly, quindi andate sempre a leggere quello che dice la descrizione. L'uovo guadagna 3 dollari come valore di vendita alla fine del round, quindi ogni round che facciamo questa carta diventa va a valere 3 dollari in più, che non è malissimo se si vuole provare a fare un po' di soldini. Questa, una probabilità su 4 per ogni 8 giocato di creare un tarocco quando assegna punti. Quindi se io faccio un trace di 8, ho una possibilità su 4 che ogni 8 giocato in quella mano mi dia una carta tarocco, che diciamo sì, può essere buona, come no. Questo è, se il primo scarto del round ha solo una carta, distruggila e guadagna 3 dollari. Questo non, se io scarto solo una carta guadagno 3 dollari, non mi fa impazzire. Questo qui, per esempio, non è malissimo. Questo jolly ottiene più 3 moltiplicatori quando salti una busta di espansione. Quindi quando io vado nel negozio e non compro una busta di espansione, questo jolly mi dà più 3, aumenta di più 3 il suo moltiplicatore. Io se adesso lo compro, per esempio, lo metto, mi dà 0, perché ho comprato questa busta qui, è proprio una busta espansione, quindi non mi darebbe nessun moltiplicatore. Io mi vado a selezionare l'uovo, che può essere, diciamo, una sorta di tesoretto che andrò ad avere, insomma. Va bene,
Iniziamo il secondo ante. Quello che vi consiglio, ragazzi, non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, quello che vi consiglio è di andare a vedere qual è il boss di ogni ante, per cercare insomma di capire anche cosa andrete ad affrontare alla fine dell'ante. Questo è il fiore, quindi che mi sta dicendo che tutte le carte di fiori sono penalizzate. Che vuol dire carta penalizzata? Vuol dire che avrà una X grande, la riconoscete perché ve la segnalerà con una X. Vuol dire che quella carta, il valore di quella carta non dà punteggio. Non vuol dire che se io uso una carta fiori per fare un tris o anche un colore, non mi darà il punteggio del colore. Il punteggio della mano ve lo dà. Semplicemente non vi somma il valore della carta che ha la X sopra. Facciamo anche questa partita e andiamo a vedere. Allora, 2 jack, 2 10 e 2 7. Proviamo a fare un full con queste qui. Andiamo a scartare. Niente. Allora, io ho ancora 3 scarti, quindi ci riprovo. Tenete sempre a mente quanti scarti avete per decidere. Allora, no. Allora, facciamo una cosa. Non voglio scartare un'altra volta perché ho ancora 4 mani da giocare. Quindi mi gioco una bella doppia coppia e mi tengo i 2 10. In modo che poi le carte, speriamo che le carte che ci darà, ci sarà un 10 o comunque qualcosa da sommare. Ci dà più 11, più 9. Questo sta guadagnando valore. Stiamo a 1320, tranquillamente abbiamo passato tranquillamente questo round. 800, 3 più 1, abbiamo 5 dollari, quindi ci dà anche un dollaro in più. Come vedete, come dicevo, l'errore di stampa secondo me è fondamentale, è fenomenale, almeno inizialmente, poi magari andando avanti se ne potrebbe anche fare a meno, anche se poi se si cominciassero a trovare i jolly che moltiplicano il moltiplicatore, quindi fanno per, allora lì un moltiplicatore di 20 per esempio, che può uscire come avete visto per 3, diventa 60 e diventano punteggi elevatissimi. Ci sono alcune partite, ragazzi, che si vincono di inerzia, perché se si riescono a sommare i jolly giusti, il punteggio che si può fare a ogni fine round può essere anche di milioni, e è successo a me, quindi alcune volte con i jolly giusti si avanza anche semplicemente giocando una coppia per ogni mano, per esempio. Come invece altre volte diventa difficilissimo giocare, sia perché magari vi dà delle carte sbagliate o perché siete sfortunati e non trovate i jolly o non trovate le espansioni giuste, insomma. Allora, 12 jolly, facciamo, diciamo, finiamo questo ante, ragazzi, così vediamo un po' se c'è qualche altra cosa da capire. Allora, jolly, la prima figura giocata da per 2 moltiplicatore quando assegna punti. Allora, questo è buonissimo perché ogni figura ci raddoppia il moltiplicatore, quindi io me lo vado a comprare e me lo metto tutto a destra. Questo però, il discorso che ho fatto prima del moltiplicatore a destra, non è valido in questo caso, perché che cosa farà lui? Adesso lo vedremo. La prima figura che è giocata la moltiplicherà per 2. Abbiamo altri 7 dollari, possiamo andare a comprare uno di questi, così ve lo faccio vedere, è uno standard. E vedete, ci sono 2 carte normali e una carta con un bonus particolare. Questa è una carta di pietra che ci dà 50 fish, nessun valore o seme. Quindi se noi giochiamo questa carta, semplicemente ci dà 50 fish. Non sono un amante delle carte di pietra, quindi non la prendo, non prendo nulla. Quando non ho, diciamo, una carta con un bonus che mi piace, preferisco saltare, perché preferisco non aggiungere, perché ovviamente più carte, ragazzi, si hanno, più meno possibilità c'è di fare determinati punteggi. Allora, adesso andiamo a fare il grande buio, 1200, così vediamo anche il moltiplicatore per 2. Adesso che io ho questa, ancora di più devo provare, ragazzi, a giocare una figura, perché mi dà per 2 di moltiplicatore. Adesso, come abbiamo visto, abbiamo 2 8, ma non ci faccio niente. Io ho 4 picche, di cui una è un K, e me le vado a provare a fare un colore di picche. E no, ovviamente non ce l'ha dato, però abbiamo 2 K e 2 9. Io però riprovo con il colore, visto che avevamo anche più carte di picche, no? Oh, perfetto, ce l'ha dato. Adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo anche questa qui, ma non la uso. Andiamo a giocare questa mano, che secondo me ci basterà per vincere. Questo ci dà più 10. Ci raddoppia il moltiplicatore subito. 11, 12. Ovviamente il discorso, diciamo, che facevo prima, in questo caso non vale, perché lui semplicemente la prima carta raddoppia il moltiplicatore e stop. Non tiene conto, insomma, della fine della mano. I moltiplicatori
buoni, diciamo, che fanno somma di tutto, sono quelli che alla fine del punteggio vanno a moltiplicare. Quelli che moltiplicano all'inizio, per esempio alla prima figura, non sono altrettanto buoni, anche se io vi dico sempre lasciateli sempre a destra, almeno non vi sbagliate. Incassiamo i nostri 7 dollari e andiamo a vedere cosa abbiamo. 3 tarocchi, abbiamo una 5 carte, forse questa, che il tarocco è questo, raddoppia i soldi, massimo 20. Questo non è male, non lo sottovalutate, quindi quando anche 10, io adesso per esempio lo vado a comprare, perché compra e usa, perché io con 3 dollari ne guadagno 10, quindi ho un ricavo di 7 tranquillamente. Non ha senso non comprarlo, non so se mi spiego, insomma. Allora, il giocoliere ci dà una carta in più dalla mano, quindi invece di darci 8 carte ce ne darà 9, che non è male. Io intanto vado a comprare però prima questo, sì, vediamo se c'è qualche altro. Vi volevo far vedere i vari bonus delle carte. Oh, qua alla grande, alla grandissima, ce ne ha dati tantissimi. Questi sono i vari bonus. Allora, questa colorata rosso e nero, secondo me è ottima, queste carte sono ottime perché ogni volta che facciamo un punteggio con questa carta ci darà più 3 fiche, ma soprattutto ci aumenterà di più 4 il moltiplicatore. Le carte con il sigillo blu creano una carta pianeta per l'ultima mano di poker giocata nel round se tenuta in mano, come al solito vi dicevo, questa non deve fare punteggio, questa deve essere tenuta in mano, e in più ci dà 5 fiche. Questa ha doppio bonus, ha carta dorata che ci dà 10 fiche e 3 dollari se in mano questa carta finire il round, in più essendo foil ci dà di base 50 fiche se la giochiamo. Quando non c'è scritto se è in mano vuol dire che ci dà le fiche o il moltiplicatore se fa parte di un punto, se la stiamo usando per fare un punteggio. Questa invece ha il sigillo d'oro che ci dà 3 dollari quando questa carta è giocata e assegna punti, vedete, ve lo dice. Allora io andrei a prendere, sono indeciso perché di solito prendo quelle che hanno il doppio bonus, questa è dorata e foil, però la carta moltiplicatore secondo me è migliore. Vedete, ve la prendo e ve la aggiungo al mazzo, quindi adesso avremo la possibilità di trovare quella carta. E 8 dollari, non so se... no, per il momento no, mi tengo i soldi e andiamo a fare il boss, che come vi dicevo prima tutte le carte fiori sono penalizzate. Adesso vedremo anche questo discorso. Ecco qui, come dicevo, hanno sopra una X, vuol dire che potete farci un punto, un punteggio, ma non sommeranno nulla. Quindi questa donna, se io la gioco, gioco 3 donne per esempio, inclusa questa, o per esempio un altro K, incluso questo, andrà a fare il tris, quindi mi darà il punteggio del tris, ma non mi darà più 10 punti di questa carta qui, o comunque tutte le carte fuori giocate. Allora, in questo momento il problema è che mi servirebbero, quindi questa è una 2, 3, 4, 5, potremmo provare a fare scala, ma con due fiori no, perché già sono bassi i numeri. Allora, proviamo a scartare più carte possibili, facciamo così, e vediamo se c'è fuori qualcosa. Ovviamente no, abbiamo 4 quadri, quindi noi adesso ci andiamo a provare a fare il nostro colore, manco per niente. Allora, siamo in pericolo, perché comunque sì, abbiamo 4 mani, ma abbiamo la possibilità di scartare solo altre 2 volte. Io ci riprovo e ce l'ha data. Ok, perfetto, ci giochiamo il nostro colore, che credo basti per arrivare a 1600, perché abbiamo il 10 che è già per 2 moltiplicatore, 14 moltiplicatore, 12 moltiplicatore, abbiamo fatto 2006, abbiamo abbondantemente vinto e abbiamo superato anche questo livello. Allora ragazzi, questo è quanto, questo è un po', spero di avervi insomma aiutato a capire, uno, se il gioco può fare per voi, e due, a capire un po' come funziona. Come ripeto, è molto molto random, va molto a fortuna, perché ci sono tantissime carte, ci sono tantissimi, i tarocchi non sono tantissimi ma comunque vanno selezionati bene in base alla strategia, i jolly sono tantissimi e dovete stare attenti ai voucher che cambiano sempre, dovete provare a comprare le espansioni per aumentare il valore delle vostre carte e delle vostre mani, dovete stare appresso a un sacco di cose, però come vi dicevo io mi ci diverto tantissimo e andando avanti poi ovviamente, adesso torniamo un attimino per esempio al menu principale, vincendo partite si sbloccano mazzi, si sbloccano jolly, se io faccio giochi come vedete qui io ho sbloccato mazzo rosso e mazzo blu, sono quelli iniziali, poi sbloccherete il mazzo giallo che vi darà 10 dollari in più, sbloccherete il mazzo verde, insomma che tutti questi mazzi vi danno
vi fanno partire la partita con cose differenti, insomma. Quindi date sempre un occhio a quello che c'è scritto, e soprattutto ogni volta che completate un livello, quindi riuscite a battere tutti gli 8 ante con un mazzo, vi dà questa fiche nera, che vuol dire che potete andare a cambiare la difficoltà e aumentarla. Come vedete, le difficoltà sono tantissime. Per finire, ragazzi, questo gioco al 100% ci vuole una vita. Il livello 2, per esempio, cosa ci dà? Il piccolo buio non dà soldi come ricompensa, quindi insomma, partite ovviamente sempre con un malus maggiore. Andiamo a vedere al volo la collezione che ho in questo momento. Come vedete, i jolly sono 150, io ne ho scoperti solo 81, i mazzi da scoprire sono 15, ne ho scoperti 9, ci sono 32 buoni, ci sono le carte potenziate. Qui, se andate qui, vi dice tutto quello che cercavo di spiegarvi prima, cosa sono le carte potenziate, qual è il bonus, cosa fa. Qui vi dà i sigilli, qui vi dice le edizioni, quindi ci sono l'edizione base, l'edizione foil, tutto quello che vi dà in più. Queste due, per esempio, non le ho scoperte. Ci sono tutte le buste di espansioni che si possono acquisire. Quindi, se non sapete qualcosa o avete dubbi su qualcosa, andate qui, andate su collezione, vi spiega tutto, anche i patti addirittura, che sono i patti, sono, non ve l'ho fatto vedere prima, ve lo faccio, mi sembra che non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere al volo. Continuiamo la partita. No, non posso. No, è ok, sì, facciamo così, scartiamo, andiamo al prossimo round. Voi avete, per ogni round, avete la possibilità di saltare il buio, quindi saltare questo livello e passare direttamente a questo. Qual è il malus? Il malus è che ovviamente non avrete dollari, quindi non aumenterete i vostri dollari e non potrete, volendo, comprare delle cose. La cosa, il bonus che vi dà è il patto. Ogni volta che saltate il buio, lui vi dà un patto. Questo, per esempio, se io salto questo buio, raddoppia i miei soldi fino a 40 dollari. Quindi io provo a farlo, lo salto, vedete, mi va a raddoppiare i dollari, mi va a 34, ho saltato questo buio e vado direttamente a questo e lo gioco. Come vedete, non vi fa ripassare per il negozio, quindi c'è anche quello di malus. Ok, detto questo, i bui abbiamo, i patti quindi sono questi qui, i bui l'abbiamo visti, questi sono tutti i bui possibili, insomma tutto quello che potete andare ad affrontare come boss. Vi dà anche il mouse, vedete, se voi avete come boss la ruota, una su 7 carte vengono pescate a faccia in giù. Quindi qui c'è scritto tutto quanto. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere sono le carte spettrali, che sono queste qui. Come vedete, per esempio, Tenebre distrugge una carta casuale nella mia mano, però poi mi aggiunge due assi potenziati, sempre casuali. Il talismano, per esempio, apre un sigillo d'oro selezionato nella tua mano, quindi questo è solo semplicemente un bonus. Questo anche è semplicemente un bonus e dà apre un effetto fuori olografico o policromo a una carta selezionata nella mano. Quindi insomma, io, come vedete, neanche le ho sbloccate tutte. Sono particolari le carte spettrali, non è semplicemente un bonus e un malus, ma ognuna è diversa. Vedete, chi applica un sigillo, molte applicano un sigillo, alcune applicano, migliorano una mano di poker di un livello. Insomma, le carte spettrali anche sono buone e non compaiono spesso nel vostro negozio. Quando compaiono, buttateci un occhio, perché possono essere veramente veramente buone. Ragazzi, questo è tutto. Io spero che questa guida vi possa essere utile. Se avete dei dubbi, guardate questo video. Ripeto, il gioco secondo me è fenomenale e costa veramente poco, quindi aiutiamo gli sviluppatori, compriamo il gioco su Steam o comunque nei rivenditori sempre autorizzati. E spero, insomma, che vi divertiate come mi sto divertendo io con Balatro. Complimenti allo sviluppatore e agli sviluppatori, perché hanno avuto un'idea secondo me geniale. E detto questo, ragazzi, vi saluto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollicione in su e ci vediamo, dai, alla prossima volta. Ciao ciao.